La chiesa costruita dai camaldolesi nel XII secolo e dedicata a Santa Cristina, oggi si presenta così dopo i rifacimenti subiti nel corso dei secoli. La circondano ancora i muri Stennes, un tempo alloggio dei monaci ed ora riparo dei numerosi pellegrini che prendono parte alle suggestive manifestazioni religiose nei 9 giorni che precedono la festa nella seconda domenica di maggio. A sud-ovest dei muri Stennes, un bosco di olivastri nasconde un'uraghe monotorre con sala circolare e vano scala elicoidale ricavato all'interno della poderosa muratura e con accesso sormontato da un architrave. Qualche capanna, di probabile epoca medievale, ha ancora una copertura con lastre di pietra. A nord-est del villaggio cristiano si trovano i resti di una decina di capanne quadrangolari e circolari e la più ampia di esse, pavimentata con ciottoli, conserva al suo interno un sedile che corre lungo tutta la parete e che probabilmente serviva a riunire una parte della comunità. Ora ci avviamo religiosamente al gioiello del sito, il Pozzo Sacro, databile tra l'XI e il IX secolo a.C. Si offre con un vano scale centrale, in un vestibolo a forma di serratura, a sua volta circondato da una recinzione circolare che delimita l'area sacra. Il pozzo è edificato in basalto locale, finemente lavorato da scalpellini provetti. Il vano scala a sezione tronco trapezoidale ha le pareti laterali aggettanti verso l'interno e realizzate da filari sovrapposti di pietre conce perfettamente squadrate con faccia obliqua. Pertanto, un filare è leggermente arretrato rispetto al sottostante, ma aggetta per via dell'obliquità della faccia. La copertura di questo vano è realizzata con una serie di architravi speculari ai gradini sottostanti. Questo fantastico movimento di linee, luci e ombre ci conduce con 25 gradini alla cella ipogeica voltata ad ogiva. Questa è realizzata con anelli concentrici di conci di uguale altezza, lavorati a faccia concava ed inclinata. I 25 anelli poggiano su un basamento roccioso pareggiato, nel quale è scavato un bacile cilindrico. Nella mitologia popolare, Santa Cristina sarebbe stata rinchiusa nel pozzo dal padre per punire la sua fede cristiana. E forse questo ha influenzato Giovanni Spano, che nell'Ottocento attribuì a questo luogo funzioni di carcere. Nel Novecento Taramelli attribuì però alla struttura funzioni di culto delle acque. Il pozzo è orientato perché il sole agli equinozi e la luna nel momento della sua massima declinazione possano splendere sulle acque.